que ricopre un ruolo di responsabilità in una istituzione politica oppure in una impresa o in una realtà di impegno sociale, rischia di sentirsi investito del compito di salvare gli altri come se fosse un eroe. E questo fa tanto male, questo avvelena l'autorità. E questa è una delle cause della solitudine che tante persone in posizione di responsabilità confessano di sperimentare, come pure una delle ragioni per cui siamo testimoni di un crescente disimpegno. Se l'idea che abbiamo dei leader è quella di un solitario al di sopra di tutti gli altri, chiamato a decidere, chiamato ad agire per conto loro e in loro favore, allora stiamo facendo nostra una visione impoverita, una visione impoverente che finisce per prosciugare le energie creative che è di chi è leader per rendere sterile insieme la comunità della società. I psichiatri dicono che una delle aggressioni più sottili è la idealizzazione. È un modo di aggredire. E questa è una visione ben lontana da espressa dal detto bantù: io sono perché noi siamo.